Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi parleremo del dio del calcio, del King, re Zlatan Ibrahimovic, del traguardo dei gol raggiunto domenica con il gol bellissimo alla Roma, fatto contro la Roma, e daremo qualche anticipazione sul film di Zlatan. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione, qui sotto, tutti i link dei profili social di Milan Inside e vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Sempre aggiornato con notizie di mercato, interviste pre, post partita, tutto ciò, editoriale ogni giorno, pezzi esclusivi, in continuo aggiornamento sul sito di Milan Inside. Allora, ragazzi, io sinceramente ho finito gli aggettivi per descrivere Zlatan Ibrahimovic. Quello che fa più impressione è sicuramente il fatto che lui, nonostante abbia anagraficamente 40 anni, riesca ad essere così determinante. Chi analizza la situazione in generale potrà muovere qualche critica sul fatto che un quarantenne faccia la differenza nel campionato italiano, che a detta di molti viene catalogato come un campionato in rovina, un campionato quasi sulla via del tramonto, e bisogna essere obiettivi nel dire che sicuramente il campionato italiano non è ai livelli di una Premier, però muovo io invece qualche critica se penso al campionato italiano mosso, paragonato alla Liga, paragonato alla Bundesliga, paragonato alla Liga, senza parlare poi di quelli che sono gli altri campionati minori. Non è che poi ci sia tutta questa differenza, perché a parte la Premier che è irraggiungibile, credo che non ci sia poi tantissima differenza tra i campionati appena descritti. Quindi il fatto che ciò che Zlatan sta facendo e fa tuttora, tutt'oggi, venga così sminuito, non mi piace. Non mi piace perché anche Totti, che si è ritirato in tarda età, a questa età però non era così determinante. Nulla contro Totti, assolutamente, è per fare un paragone. Quindi non è il campionato, perché Totti a 40 anni non era così incisivo nel campionato italiano. È una questione di, mettetela come volete, di fisico, di benessere psicofisico, di caratteristiche, di tutto ciò che volete. Sminuire così Zlatan non mi sembra giusto nei confronti di un giocatore che, per quanto possa sembrare egocentrico, egoista, megalomane, rimane pur sempre un giocatore che ha vinto tanto, tantissimo. Ha vinto praticamente in qualsiasi squadra dove è andato, tranne forse Los Angeles, Galaxy in America. E quindi riesce difficile criticarlo.
domenica, con il gol alla Roma, un gol bellissimo fatto di furbizia, sfruttando anche il mezzo errore di Rui Patricio, ha raggiunto due traguardi importanti, che sono in primis i 150 gol con la maglia, con questa maglia, con la maglia del Milan, e oggi per la prima volta vi faccio vedere chi ho su questa maglia. Occhio, lo vedrete a specchio, però capirete anche dal numero di chi si tratta. Sì? Si vede? Sì che si vede. Zlatan Ibrahimovic numero 11. Aspettavo un video su di lui per far vedere che ho sulla maglia. E 150 gol con la maglia del Milan e 400° gol nei campionati. Quindi da intendersi 400 gol nelle leghe di primo livello, Serie A, Liga, Ligan. Ok. Un giocatore che io non ricordo a memoria mia, ma magari qualcuno più grande potrà contraddirmi, ma non credo ci sia stato un personaggio così, un personaggio calcistico così, così completo, così completo e totale dal punto di vista dello spettacolo. Io non ricordo sinceramente un calciatore che abbia presentato Sanremo, non ricordo un calciatore che fosse stato in maniera così così spettacolare, ma non solo dal punto di vista calcistico, proprio dal punto di vista dei media in generale. Verrebbe da dire Zlatan Ibrahimovic, giocatore, presentatore, attore, scrittore, visto che ha fatto film, libri, pubblicità e chi più ne ha più ne metta. E il film che uscirà giorno 11, non vi so dire, dal trailer non è uscita qualche scena del suo periodo al Milan, quindi non vi so dire se effettivamente si parlerà anche del periodo milanista, però sicuramente è un film che gli appassionati di calcio, ma anche chi conosce Zlatan per altri ambiti, è un film che incuriosisce, che sicuramente la gente andrà a vedere, io lo andrò a vedere. Ma perché? Perché ciò che meraviglia di Zlatan, oltre alle caratteristiche, ripeto, fisiche, le abilità tecniche, è la psicologia, è la mente di Zlatan. Se la gente, in generale parlo, ragionasse come ragiona Zlatan, il mondo sarebbe migliore. Nel senso, partendo dal presupposto che egoismo ed egocentrismo sono due concetti diversi, ben totalmente diversi, Zlatan è sì egocentrico, ma non è egoista, non pensa solo a lui, non... lui è stato più volte sincero nel dire che i soldi che ha guadagnato fanno comodo, e in un'intervista anche ha detto i soldi non sono importanti, tanti soldi sono importanti, ma credo che sia un ragionamento che abbia poco a che fare con l'ipocrisia.
Quindi ciò che meraviglia veramente di Zatari è la sua psicologia, la sua mente. È chiaro che non può essere definito il giocatore più forte di tutti i tempi, ma una persona che ragiona in questa maniera, con questa autostima, altro non può fare che, pretendendo sempre il meglio, migliorarsi. Migliorarsi e migliorare gli altri. Perché se tu sei già qualcuno, ma punti ancora a migliorarti a quell'età, e gli altri che vedono in te un idolo, vedono in te un punto di riferimento, non possono far altro che emularti. Ecco perché meraviglia. Ecco perché un personaggio così sarà difficile ritrovarlo. Io vi ringrazio ragazzi, vi saluto. Salutiamo anche Zlata e appuntamento all'11 novembre con il suo film. Con noi appuntamento probabilmente stasera se riusciamo a fare una live per la vigilia di Milan Porto per un po' di mercato. Vi saluto ragazzi, vi ricordate il like, iscrizione, profili social e il sito internet. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan.